coach del Camerun, vittoria per 3-0 nella prima gara del mondiale, nella Pool C di Bari. Quanta emozione vincere una gara d'esordio di un mondiale? Quelles sont les émotions que vous avez éprouvées dans la première gara du mondial? I think that we are very happy for this match because for the first time we win Tunisia 3-0. And I think that the occasion we have here is very, very important for us. And I think we are doing very good job during all the preparation. We prepared this match very carefully and now we are very happy. Nathan, il protagonista di questa vittoria del Camerun, qual è stata la chiave di volta? Cosa ha avuto in più il Camerun rispetto alla Tunisia? Tu chi è il protagonista? Qu'est-ce que le Cameroun a en plus de la Tunisie? Je pense qu'on a été très très costaud mentalement parce que on a commencé le match très timidement. On a été mené 8-2 je crois, mais on est resté très très solidaire et très très solide aussi. Et voilà, on est revenu. Je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Praticamente loro sono partiti molto emozionati, sinceramente all'inizio avevano anche un po' di paura, però poi sono riusciti a restare solidali e si sono dati coraggio tra loro e penso proprio che sia questa la differenza tra loro e la Tunisia. Mister, hai visto il Camerun che ti aspettavi? Tu hai visto l'equipe che tu preferi? Il Camerun che tu hai preparato, che tu volevi? We, yes, you know, we play against Tunisia because we know Tunisia in Africa. We know that we know what they are doing. We know their strengths. We know their weakness, and we prepare our match according to that issue. And today we are very, very happy to know that in the World Cup we beat Tunisia 3-0. Domani gara importante con la Serbia. Cosa vi aspettate? Avec la Serbie, quelles sont vos expectatives? Demain, ça va être un match compliqué. On va le préparer comme tous les autres matchs et on verra ce que ça va donner. Sarà sicuramente un match più complicato, però sicuramente loro si prepareranno e cercheranno di dare il meglio di loro.